Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline al bombolone, siamo di nuovo qui con Warface. Cioè, non di nuovo qui perché questa è la prima volta che ve lo faccio vedere. E questo è appunto Warface, un gioco gratuito che è uscito qualche giorno fa, mentre per un mese hanno tentato di venderlo. Terribile, sono troppo simpatici questi, hanno tentato di vendere questo prodotto, di vendere per soldi veri, capisci, per soldi veri. Io ovviamente non l'ho comprato manco po' cazzo, l'ho scaricato gratuitamente e non è male, pensavo peggio, quindi se anche voi siete curiosi di vedere com'è, scaricatevelo e provatelo, è meno peggio di quello che sembra, perché all'inizio sembra veramente un catorcio di piscio misto peli pubici di topo, però in realtà è molto ben fatto rispetto a quello che ovviamente è la casa produttrice e tutto, quindi provatelo. E oggi sono qua perché vi voglio spiegare da dove arrivano gli spoiler. Voi sapete che ormai manca pochissimo al top del top del top, meno di 2 settimane, ormai manca veramente l'ultimo giro di orologio prima di avere il top del top del top. Però molti di voi mi chiedono, ma da dove escono gli spoiler? Ma come fanno ad averlo prima sto gioco? Come fai? Come fai? La risposta è semplice, oggi proverò a darvi la mia personale spiegazione di come un titolo del genere possa finire nelle mani dei peggio molto prima che della gente che paga. Allora, partiamo subito dal presupposto dicendo che qui non abbiamo a che fare con giochi di merda sopravvalutati tipo Spider-Man, dove la gente si è strappata i capelli per 5 ore di gameplay, che lo platina pure mio cugino di 5 anni che non sa neanche dire cacca. E qui non stiamo parlando di giochi secondari, non stiamo parlando del solito pattume videoludico. Qui stiamo parlando di un titolo che si chiama appunto il top del top del top, cioè l'eccellenza dell'eccellenza dell'eccellenza ancora. E quindi ogni minimo spoiler, ogni minimo dettaglio va detto con cura e molta tranquillità, perché altrimenti rischia di rovinare tutto. Ora, voi capite che se uno di questi coglioni bastardi, figli di puttana, spoilera, che ne so, l'uccisione di un personaggio primario, vi rovina l'intera esperienza di gioco, chiara, no? Ok, da dove arrivano allora gli spoiler? Come fa la gente ad averlo prima? Bene, lasciate che vi spieghi due cosette. I recensori, cioè quei paraculati che lavorano nell'industria delle news e delle recensioni, eccetera, eccetera, che lavorano per le riviste online, cartacee, hanno il gioco 2 settimane prima. Infatti, proprio in questo momento in cui voi state ascoltando la mia soave e dolce voce, stanno ricevendo le loro copie di review. Si chiamano copie di review, copie di recensioni. Praticamente è una copia gratuita che viene inviata a una testata giornalistica piuttosto che un'altra e un'altra e un'altra, che serve appunto per recensire il gioco. Ovviamente, siccome il gioco è mastodontico, non stiamo parlando di giochi secondari che durano 5 ore, ripeto, necessita al recensore un bel po' di tempo per essere giocato. Ovviamente qua apro una parentesi e la chiudo subito. Io dico, cosa serve recensire un gioco del genere che si chiama top del top del top? Inutile. Queste sono recensioni inutili, perché questo gioco va comprato a occhi chiusi, a scatola chiusa, con le mani sul cazzo. E quindi chiuso parentesi. Allora, i recensori ricevono appunto questa copia di Red Dead Redemption 2, lo provano, ci scrivono pian piano l'articolo, giorno dopo giorno, eccetera, eccetera, e poi lavorano su cose secondarie. Quindi scrivono, non so, giocano 3 ore al giorno e scrivono l'articolo, vanno avanti con le missioni, scrivono l'articolo, lo finiscono, scrivono l'articolo, eccetera, eccetera. Loro, ovviamente i recensori, sono fidanzati o sposati con delle gran puttane, ovviamente, giustamente, perché ovviamente è giusto così, no? Allora, siccome loro sono, ovviamente, hanno le corna, no? Perché le mogli, alcuni di quelli hanno le corna, cosa succede? Succede che arriva l'amante della moglie, ovviamente arriva l'amante della moglie, e cosa succede? Succede che si ingroppa appunto la moglie del recensore. A questo punto nasce un problema. Perché? Perché mentre l'ingroppatore si sta ingroppando la moglie del recensore, che ha il gioco 2 settimane prima,
la moglie gli dice: ehi caro, anzi, ehi caro, ma lo sai che il mio cornuto marito ha una copia di Red Dead Redemption 2? Sta svalvolando, pensa solo a quello, meno male che ci sei tu che mi sbatti come una porta. E lui rimane impietrito, perché se la stava fottendo a pecora, rimane impietrito e dice: ma scusa, cosa hai detto? Hai detto Red? Ovviamente anche lui è un fans, perché tutti i fans di Red scopano duro. E allora lei si dice: sì, caro, sì, proprio Red. E allora lui dice: ma ti prego, me lo fai provare? Ti prego, io non vivo. Cioè, ti prego, fammelo provare. Lei: ma certo! Mette il disco. Lui, ovviamente, mentre si sta fottendo la moglie del recensore, lo gioca. E cosa fa? Per farsi il figo con gli amici, per farsi vedere che lui è uno che, minchia, cioè non solo scopa ma gioca nello stesso momento, inizia a fare le foto. Quindi nelle prossime 2 settimane, cioè da adesso fino all'uscita, inizierete a vedere prima di tutto i trofei, come è già successo. Poi pian piano usciranno le foto che qualcuno tenterà di mettere e classificare come fake. Poi alla fine arriverà il fatidico video. Questo perché, adesso ovviamente questa è una battuta, tutta questa storia, ma il fatto è questo, che il recensore ha in mano un disco che è un disco classificabile come il Sacro Graal. E quindi ovviamente il recensore, avendo anche la moglie un po' puttanazza, ma può avere anche dei figli cornuti, quindi anche i figli magari gli dicono: ma papi, mi fai provare questo gioco, papi? E ovviamente lo devi dare al figlio, perché sennò il figlio rompe i coglioni e ti ammazza e ti sfracassa i coglioni. Poi c'è il cugino e poi c'è il fratello che dice: oh no, Red, perché sono tutti appassionati. C'è Red, dai, fammelo provare, zio, dai. Poi c'è l'amico: dai zio, fammelo provare. Ovviamente questo cosa può fare? No, non posso! È ovvio che dice: dai, per farsi anche lui il figo, dice: ehi, io ce l'ho prima, to, guarda, capito? Alla fine escono gli spoiler. Poi c'è un'altra cosa: i negozianti cornuti, anche loro hanno le mogli puttane. Cosa fanno? Questi qui ricevono la merce e la dovrebbero, tra molte virgolette, mettere in commercio solamente dal 26 in poi. Ma ovviamente, siccome le loro mogli gli fanno le corna con il lattaio, il postino e lo zingaro sotto casa, cosa succede? Che loro scartano i giochi. Una copia se la ficcano in culo loro e se la portano a casa a giocare e fanno le foto facendo i fighi. L'altre magari le vendono agli amichetti, lì vicini, no? Dice: ma sì, dai, sei mio amico, tot te la vendo prima, tot te la regalo. E poi ovviamente spac! Si spacca il day one, come succede sempre! 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 Ed è per questo che nelle prossime 2 settimane saranno cazzi amari, come direbbe Lino Benfi. Sono cazzi amari! Perché saranno cazzi amari. State attenti a dove andate, state attenti a non andare su Reddit, non andate su 4chan, non andate su siti infimi, perché lo spoiler è dietro l'angolo. Ricordatevi che proprio in questo momento c'è gente che lo sta giocando e c'è gente che è già avanti nel mondo di gioco, non solo recensori, ma anche amici, fratelli, cugini e la cornuta moglie dei recensori. Quindi state molto attenti, perché lo spoiler potrebbe nascondersi ovunque, ovunque. Ora vi saluto, cari bambini. Se ci saranno altre novità, ve le farò sapere. Mi raccomando, attenzione a quello che guardate. Guardate solo i video di Bastone J, perché i miei video sono spoiler free. Ma anche se ci sono gli spoiler, non esistono spoiler, perché ho sempre ragione io, anche quando torto. Quindi tanti cari saluti, iscrivetevi al canale Twitch, canale superiore, grazie per tutto l'aiuto e il supporto che mi state dando e come sempre, Massello Crew. Tanti like per Capobastone, agagagagra.